Oggi vi propongo una ricettina proprio indicata per le feste natalizie. Vi farò vedere tutto il procedimento per realizzare a casa vostra un magnifico panettone. Non è poi così difficile. Ora vi mostro subito tutti gli ingredienti. Uvetta, arancia e cedro candito, miele, scorza di un'arancia non trattata, scorza di un limone non trattato, estratto di vaniglia. Verso la farina 00 metterò tutto lo zucchero semolato, metto il burro che ho fatto a tocchetti ed è a temperatura ambiente. Ora metto le due uova intere, il tuorlo. Ora verserò tutta la scorza del limone, verso il liquore e metto tutta l'acqua. 80 grammi di acqua, perché poi la restante acqua la metterò successivamente. Aziono la planetaria e farò amalgamare bene tutti gli ingredienti. E la restante acqua. Il gancio, ho messo il gancio per impastare e farò andare la planetaria sempre a velocità bassa fino a far incorporare ancora per qualche minuto bene tutti gli ingredienti. L'uvetta. Faccio incorporare, quindi aziono la planetaria velocità bassa. Verso all'interno anche il burro e piano dal lavoro. Ed ecco i panettoni pronti per essere messi in forno. Come vedete, sono ben lievitati e ora non mi resterà che incidere la superficie del panettone e inserire un piccolo pezzettino di burro. Dovranno cuocere in forno preriscaldato, modalità statico, nella parte inferiore del forno, quindi partendo dal basso, a 200 gradi per 15 minuti. Poi scenderete a 190 gradi, altri 15 minuti, poi scenderete a 180 gradi per 30 minuti. Prima di sfornare il panettone, verificate la cottura, uno stecchino da spiedino. Se risulta asciutto, allora sarà pronto. Terminata la cottura, vi farò vedere il procedimento, perché ancora non è finita qui. Ultimate la cottura con un foglio di alluminio. Natale sta arrivando, è alle porte e non poteva mancare nelle nostre tavole il protagonista di ogni anno. Sto parlando del panettone. Ecco qua una bella fetta di panettone. Morbido, profumato, buono. Il profumo agrumato
dell'arancia e del limone non trattato e i canditi, questi canditi al cedro e all'arancia con uvetta lo rendono veramente buonissimo. Un panettone casalingo che però sarà apprezzato da tutti i vostri cari e i vostri ospiti. La ricetta per questo panettone veloce la troverete nel mio blog, che vi ripeto è www.monicaincucina.it. Io vi aspetto presto con nuove ricette. Ciao da Monica e naturalmente buon Natale!